Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Allora, di che cosa vogliamo parlare oggi? Oggi sono qui per parlarvi di uno strumento straordinario, comodissimo da utilizzare, specie se per motivi di lavoro, di studio o di hobby o di quello che volete, avete tanto spesso a che fare con l'elaborazione dei PDF, con l'utilizzo, la creazione, la modifica di documenti chiusi, PDF, quindi non originariamente editabili come può essere per esempio un file di Word, un file di testo editabile. Spesso, per esempio, se stiamo studiando e ci viene inviata, che ne so, una dispensa con immagini e testo, però abbiamo bisogno di creare al di sopra degli appunti, aggiungere qualche cosa, oppure c'è un documento che ci viene dato da modificare, da riempire, ma è stato già salvato e quindi chiuso in PDF, può diventare antipatico, problematico, lungo, fastidioso andare a cercare di elaborare questo PDF, andare a cercare di creare delle modifiche. Alcune modifiche sono possibili mediamente anche con il Mac, ma si tratta un po' di pecette, come si dice a Roma, cioè ci metti sopra una toppa in pratica per cancellare una parte e poi magari ci scrivi sopra. Insomma, più di questo, più di tanto non si può fare mediamente con gli strumenti che ci sono per default nei nostri computer o nei nostri dispositivi Apple. Ma fortunatamente esistono delle applicazioni di terze parti, degli strumenti, devo dire, molto validi e interessanti che ci consentono di fare questo e molto altro. Siete curiosi di sapere di che cosa sto parlando? Può esservi utile conoscere lo strumento in questione? Volete che io ve lo dica? Volete davvero sapere qual è? Ebbene, ora ve lo dirò, ma prima ne chiedo io una cosa a voi. Aiutateci a far crescere questo canale. Come? Semplicemente iscrivendovi gratis con un semplice clic dove vedete la scritta rossa iscriviti su YouTube, ok? Non ci vuole niente, perché lo so, io vi vedo che voi passate di qua, ma vi dimenticate di iscrivervi. Ma vi pare? Ma che si fa così? Poi voglio dire, che sforzo sarebbe, no? Insomma, vedete di pigiare su questo iscriviti e anche sulla campanella, così non vi perderete i prossimi video che pubblicheremo su questo canale. Pronti? Ok, andiamo avanti. Andiamo ad esplorare, a conoscere meglio questo software che può consentirvi di modificare, firmare documenti PDF, aggiungere note, appunti, commenti a questi file, fare tutta una serie di modifiche e anche convertirli. Ma la cosa va molto oltre questo, perché stiamo parlando in realtà di un software che, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, riuscirà anche a tradurvi in un batter d'occhio il file PDF per poterlo utilizzare in altre lingue, oppure comprenderne il contenuto in un istante e riassumerlo per voi, crearne un riassunto, o spiegarvi in altre parole, magari più semplici, il suo contenuto. Tutto questo in un attimo. Validissimo, peraltro, può essere usato come software non solo su Mac, ma anche su dispositivi iOS e anche su Android. Insomma, andiamo a vedere che cos'è, come funziona, come si chiama e soprattutto come si fa ad usufruire di uno sconto pazzesco per poterlo usare in tutto il suo potenziale. Quindi noi abbiamo la possibilità di averne uno sconto superiore al 50%, ma questo lo diremo dopo. Andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'incredibile UPDF, o pronunciato in modo anglosassone UPDF. Già semplicemente visitando il sito, di cui potete trovare il link nella descrizione sotto a questo video, nella quale troverete anche il link per poter approfittare di un'offerta interessantissima. Esplorando questo sito già potrete rendervi conto delle tante funzionalità che può aggiungere questo programma per rendere l'utilizzo di file PDF praticamente senza più nessun limite, perché non solo potrete modificare un PDF così come fosse un file di Word editabile senza alcun problema. Non solo potrete sottolineare, evidenziare, aggiungere note, aggiungere adesivi, aggiungere ulteriori scritte o modificare quelle già presenti nel file, cambiare fotografie, sostituirle con altre, spostare pezzi interi di testo, aggiungere nuove immagini, riorganizzare un file PDF di più pagine, cambiandone l'ordine, eliminandone alcune, sostituendone con altre. Convertire il file PDF in un file di Word o altro genere di file, creare addirittura dei moduli da riempire, dei form da riempire direttamente nell'app. Non solo potrete fare tutto quanto questo, ma potrete anche appunto utilizzare delle funzioni avanzate mai viste prima, almeno da parte nostra, su un software di modifica di file PDF, e cioè la funzione che va a sfruttare l'intelligenza artificiale per andare a comprendere il significato, magari di un file molto lungo, un file di testo PDF molto lungo, di cui vorremmo semplicemente avere una sintesi per capire di che cosa tratta, senza andare
andare a leggere o a studiare o analizzare l'intero documento. Quindi nell'immediato avrete questa possibilità nella lingua che vorrete, vi verrà dato traccia del contenuto del documento e successivamente, evidenziando o una parte del documento o l'intero documento, avrete modo sia di avere un riassunto immediato, una sintesi immediata da riutilizzare del documento che state richiedendo, sia una traduzione sempre immediata nella lingua che voi preferite. Ciò che poi vi verrà restituito da questo programma lo potrete usare, copiare, inviare, salvare come vorrete. Ma andiamo a vedere qualcuna delle funzioni in versione Mac. Questo sistema non solo su Mac, ma anche sugli altri vostri dispositivi, che possono anche essere un iPad, un iPhone o dispositivi Android oppure un PC con sistema operativo Windows. Una volta caricato un file, anche molto molto corposo, se volete, perché in questo modo vedrete al meglio l'utilizzo delle funzionalità dell'intelligenza artificiale. Da subito, infatti, quando carichiamo ad esempio questo, benché parli di un qualcosa peraltro abbastanza complesso e complicato, vediamo subito che attivando l'impostazione del collegamento al cloud, in men che non si dica quasi senza accorgercene, abbiamo già una spiegazione di quelli che sono i contenuti di questo documento, detti diciamo così in parole semplificate. A quel punto avremo la possibilità di fare una serie di operazioni con l'intelligenza artificiale, come vedremo più in dettaglio più avanti, ma sappiate che poi potrete tranquillamente e velocemente riassumere in poche righe anche un documento molto lungo, oppure fare delle domande voi stessi all'intelligenza artificiale a proposito del contenuto di questo documento. Ad esempio potrete chiedere cosa dice la pagina 2, oppure spiegami il contenuto della pagina 3, eccetera, eccetera. Andando ad esplorare le funzioni base, che sono quelle per modificare o aggiungere degli elementi all'interno dei file PDF, nella prima delle opzioni di menu che sono collocate nella colonnina a sinistra del nostro interfaccia, vediamo come possiamo semplicemente e velocemente evidenziare le parti che ci interessano nel documento, oppure aggiungere delle note, di cui ci sarà poi solo l'iconcina da aprire per visualizzarle, o ancora andare a sottolineare il testo in diverse modalità, o la sottolineatura semplice o addirittura la sottolineatura ondulata. È molto bello come sia semplice anche cambiare colore alle sottolineature, oppure aggiungere con un'altra funzione nuovi riquadri di testo o delle annotazioni, anche queste soggette alla possibilità di cambiare colore o stile di carattere o grandezza con estrema semplicità. È poi possibile fare il call out di testo, cioè inserire una specie di fumetto che indica o un contenuto a cui stare attenti o una spiegazione in più riguardo ai contenuti del documento. Poi è possibile, per così dire, scrivere appunti a mano libera, decidendo anche lo spessore del tratto, della matita, nonché il colore, eccetera. Ed è possibile cancellare con lo strumento gomma gli appunti presi a mano libera. Si possono disegnare delle forme geometriche in modo che, per esempio, se il PDF deve avere qualche strumento di disegno, di architettura, di geometria, lo si può utilizzare, e si possono aggiungere sticker di vario genere, sia per classificare, diciamo così, il documento, sia per inserire ad esempio delle lettere. Ne metterò una a caso, eccola, la D. Cartelli di vario genere, cerchi per evidenziare o creare insiemi, e anche un altro genere di, chiamiamolo timbro, per classificare il tipo di documento, farlo subito notare magari nell'intestazione. Se poi avete bisogno, per esempio, di aggiungere la firma a un documento o qualsiasi altra cosa di autografato da voi, questo programma vi viene incontro con una soluzione veramente comoda, specie se state usando poi un dispositivo con un touchscreen. Ora noi lo vediamo su Mac, ma potete considerarne comunque la comodità anche su altri dispositivi. Un'altra cosa molto comoda di questo programma è che si possono aprire più pannelli diversi con documenti diversi per poter passare rapidamente dall'uno all'altro. Questo è molto interessante, specie se si fa un copia e incolla, se si sta editando il documento. Ma andiamo appunto a vedere come si può facilissimamente editare un documento dopo averlo caricato su UPDF, trasformandolo quasi praticamente in un file di Word, perché editabile in maniera super semplice. Dopo aver caricato un documento nel vostro programma, avrete la possibilità di selezionare un altro strumento nella colonnina a sinistra, quello proprio dell'editing del testo, e quindi il testo verrà automaticamente suddiviso in più riquadri nei quali vi basterà selezionare una parola per andare a scriverne un'altra, modificarne solo qualche lettera, modificarla interamente, oppure potete selezionare l'intero riquadro di testo per andare a cambiare, per esempio, il carattere, la grandezza, mettere il corsivo, mettere il grassetto, o allineare diversamente il riquadro di testo, mettendolo, per esempio, anziché giustificato, allineato a destra o allineato a sinistra o centrato,
oppure cambiare semplicemente il colore. Insomma, potete fare tutto quello che mediamente potete fare con Word, con un testo editabile e non come è in realtà normalmente chiuso e immodificabile sui documenti salvati come PDF. Potete anche aggiungere nuovi riquadri di testo, quindi partire da zero e creare altre parti di testo da aggiungere al vostro documento per poi spostarli dove volete. Oltre a questo, come abbiamo già detto, potete inserire nuove immagini o addirittura inserire dei link all'interno del testo del documento. Come potete vedere, tutti i vari PDF e documenti che voi elaborerete e salverete, se avete attivato l'opzione sul cloud di UPDF, li ritroverete sempre visibili e consultabili nella vostra library. Tornando all'elaborazione dei testi, come avevo accennato prima, è possibile anche selezionare una parte di testo del nostro documento e una volta selezionato entra in automatico in funzione l'opzione dell'intelligenza artificiale UPDF AI, cliccando la quale possiamo vedere che abbiamo varie opzioni a nostra disposizione: vedere la spiegazione del testo, fare un riassunto, una sintesi della parte che abbiamo selezionato, oppure fare una traduzione automatica del testo nella lingua che vogliamo. C'è anche un'altra interessante funzione, che è quella di aggiungere una filigrana come sfondo del nostro documento, per quindi renderlo in questa maniera difficilmente utilizzabile da terzi che vogliano accaparrarsene la proprietà intellettuale. Altra cosa sicuramente molto utile è la possibilità di aggiungere in un secondo momento anche l'intestazione e il piedi pagina, sempre con la grafica che preferiamo e la grandezza che vogliamo, in modo da personalizzare ulteriormente il nostro testo. Nel momento in cui vogliamo esportare il nostro documento dopo la sua elaborazione o anche senza aver creato nessuna modifica, nessun cambiamento, abbiamo la possibilità di trasformarlo, tradurlo in un file Word, quindi un documento.doc facilmente editabile, o crearne un PowerPoint o un file Excel o un file CSV, quindi un elenco testuale, un semplicissimo e basilare file di testo RTF o TXT, un file di immagine, un file XML o addirittura un file HTML, cosa comodissima per chi si occupa di web design, di contenuti per il web o magari di blog. Vi ricordo ancora una volta che è possibile approfittare di tutte le funzioni e ancora di più rispetto a quelle che abbiamo potuto vedere in questo video, che non poteva durare 4 ore chiaramente, quindi ho dovuto riassumerle, utilizzando la versione Pro completa, che è in questo periodo a disposizione con oltre il 50% di sconto ad un prezzo assolutamente esiguo. Già esiguo senza sconto, figuratevi con lo sconto, e potete approfittare dello sconto andando sul link nella descrizione sotto a questo video nella nostra pagina di YouTube. E in questi giorni potete approfittare del concorso di Halloween per vincere dei premi, oltre ad avere fantastici sconti. Visitate il sito o il link che vi mettiamo in descrizione sotto a questo video per saperne di più. Avete visto? Io spero che vi sia stato utile. Vi ricordo che potete usufruire di uno sconto semplicemente cliccando sul link al di sotto di questo video nella descrizione sotto al video di YouTube. Quindi se vi è stato utile, fatecelo sapere con un pollice in su sotto al video di YouTube, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale, come semplicemente con un click dove vedete la scritta iscriviti. E vi ricordo che potete trovarci ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook applecaffè, nel nostro account Twitter applecaffè, sempre con due F e senza accento. E abbiamo anche un account Instagram che si chiama Apple Caffè Official, e se volete potete seguirci anche lì. E poi abbiamo anche un canale Twitch importantissimo, perché è lì che facciamo le nostre live proibite, quelle che non vuole la Apple. Ebbene sì, abbiamo questo canale Twitch dove potete iscrivervi gratuitamente, si chiama come questo, Apple Caffè Official, venite a iscrivervi gratuitamente anche lì, se volete seguire le live proibite ovviamente. E poi che cosa manca all'appello? Il nostro gruppo Facebook, perché non abbiamo più solo la pagina unilaterale Facebook, ma anche il gruppo dove siete voi e potete scrivere tutto quello che volete sulle vostre passioni tecnologiche e non solo. Il gruppo si chiama Apple Caffè and Popcorn, quindi se volete potete venirci a trovare anche lì. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.